ci ritroviamo qua in Edoardo Roveda, l'avevamo lasciato con tanto di maschera, con tanto di storiella modello Rocky Balboa, tutto bene? Tutto bene, sì, sono guarito, sono in fase di guarigione, il naso a posto. Il campionato è finito ormai da un bel po' di tempo, tantissimi tuoi compagni sono già via, che ci fai ancora qui? Io mi sto godendo un po' la Calabria che non sono riuscito a vedere durante l'anno, sto vedendo un po' di posti, mi sto godendo un po' di mare, mi sto abbronzando. Tipo per esempio? Ho visto Tropea, ho visto Scilla, ho visto la parte ionica, le saline, Marina di San Lorenzo, sono andato su a Gambarie, ho visto sia mare che montagne, ho visto un po' di tutto. Bilancio di questa stagione insomma che è terminata al playout con la vittoria in gara 5, prima insomma abbiamo raccontato della tua epica partita dove sei tornato tra gli applausi del pubblico, peccato che questa apertura sia arrivata così tardivamente perché il Pallacalafiore con quella percentuale di pubblico ti posso garantire che sarebbe stato ancora più d'impatto. Un commento alla serie playout e al campionato in generale, com'è andata secondo te? Beh, sicuramente nella serie playout siamo stati bravi a reagire in gara 5 dopo la sconfitta di gara 4 all'ultimo secondo all'overtime. E siamo riusciti a compattarci, siamo riusciti ad avere una reazione soprattutto emotiva e li abbiamo subito messi in difficoltà. Per il campionato abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che alla fine era la salvezza, sicuramente col senno di poi, guardando la classifica, c'è un po' l'amaro in bocca perché qualche partita lasciata a Catanzaro, qualche Molfetta, qualche punto lasciato di qua e di là, potevamo benissimo rientrare magari nei playout e nella salvezza diretta, però tutto sommato la stagione è andata bene, siamo riusciti a salvarci e quindi siamo contenti. Sì, programmi per la prossima stagione è chiaramente troppo presto. La domanda che ti faccio è, dalla Lombardia alla Calabria, è stato facile o no? Non è stato facile, non è stato facile, le differenze sono tante, però io ringrazio tutti perché tutti mi hanno aiutato ad adattarmi, mi hanno aiutato in qualsiasi problema avessi avuto, dal coach, allo staff, ai membri della società, quindi hanno cercato di alleviare un po' questa differenza e di aiutarmi a essere parte della Viola. Potrei farti la domanda sul compagno preferito, ma è troppo scontata perché so benissimo della tua convivenza con Marco Prunotto. Com'è andata? Bruno è difficile, però no, è un bravo ragazzo, un bravissimo ragazzo, è un ragazzone, cuore d'oro, lo conoscete anche voi. Sì, è stato difficile però la convivenza, però ho imparato tante cose, ho imparato a pulire per terra, a lavare i piatti, a cucinare, no, è stato bello, comunque con Marco un bellissimo rapporto, ci rivedremo sicuramente presto. In una delle partite dove stava recuperando per poi rientrare, si è presentato al Pallacalafiore con un completo completamente bianco che potrebbe ricordare Brent Scott, che è un centro della vecchia Viola, che insomma amava vestirsi di bianco, di viola, di fucsia con completi molto molto intriganti. Chi è il suo stylist? Sei tu? Cioè, guardate insieme le storie della Ferragni, cosa c'è dietro? No, è tutto farina del suo sacco, lui ha deciso. Io il giorno che l'ho visto l'ho guardato un po' storto e ho detto: sei sicuro? Lui mi ha detto: sì, a me piace vestirmi così, perciò è tutta farina del suo sacco, a lui piace, lui si diverte così, è un ragazzo comunque molto estroverso, gli piace scherzare, gli piace essere autoironico, quindi ci ha messo anche un po' il sorriso sulle labbra con il suo modo di fare, anche fuori dal campo, quindi ci ha aiutato a suo modo. Sì, assolutamente, poi insomma ha resistito nonostante le varie problematiche che sono successe, specialmente a lui, insomma. E ti aspettavi Avellino retrocessa? Devo essere sincero, sì. Purtroppo sì, perché dopo la partita contro di noi erano totalmente privi di energie, sia mentali che fisiche, almeno così io li ho visti purtroppo. Sono un gruppo giovane, poi la batosta di perdere una serie a gara 5, magari ci credevano, gli ha dato quella batosta emotiva e non sono magari riusciti a reagire contro Pozzuoli, che secondo me sulla carta comunque ha dimostrato anche durante il campionato di essere magari un passo più avanti rispetto ad Avellino. Reggio Calabria è una piazza storica, il progetto Trust mette chiaramente le basi su un territorio che ha vissuto pallacanestro di altissimi livelli, con tantissima storia. E cosa hai appreso in questa stagione agonistica riguardo tutto quello che è stato il Rivallo Stretto?
Beh, ho imparato tantissime cose. Io la viola la conoscevo solo di nome di fatto, perché comunque la viola è conosciuta dappertutto. Però ho conosciuto la storia, ho conosciuto tantissimi aneddoti, ho conosciuto tantissime persone che sono legate alla viola da tantissimi anni, che vengono al palazzetto, che magari da tifosi sono riuscite ad entrare e far parte della società e quindi a dare una mano. Che sia un passaggio, che sia portare l'acqua, che sia allenare, come magari Domenico che è tornato qua appunto per allenare. Ho conosciuto tantissime cose e devo essere sincero, sono contento e ammiro un sacco la passione e la storia davvero che c'è dietro il nome di questa grande società di pallacanestro. Qualora ci fossero i presupposti chiaramente reciproci, come la vedi una permanenza di Edoardo a Reggio Calabria anche nella stagione che verrà? Perché no? Mai dire mai, se i presupposti dovessero esserci accetterei volentieri, bisogna vedere però, come hai detto tu, è presto e ci sono ancora tante cose, c'è ancora tanto tempo, ci sono ancora tante cose da definire, sicuramente la società deve aggiustare qualche cosa, visto che il campionato è stato comunque complicato anche dal punto di vista del Covid. Vediamo che succede. Il momento più bello è quello più brutto. Bella domanda. Allora, il momento più bello, anzi parto dal momento più Il brutto. momento più bello sono io che entro in campo con la maschera gridando Adriana. No, sto scherzando, sto scherzando. No, il momento più brutto sicuramente sarà banale, ma gara 4 dei Canestro playout, di il Riccio. canestro di Riccio, sul momento ti taglia le gambe, ti senti crollare un po' il mondo addosso, perché dopo il canestro di Totò avevamo visto la salvezza nelle mani, ci avevamo creduto, la prima vittoria poi fuori casa, per noi è stato un tabù per tutto l'anno. Il momento più bello, io non riesco a dire gara 5 perché purtroppo è successo quel che è successo, quindi non l'ho goduta appieno. Io ti direi la vittoria in casa contro Taranto, perché è arrivata dopo un periodo difficilissimo, come tutti sapete, dopo 7 sconfitte, scusa, consecutive. Ed è stata una liberazione emotiva, ci siamo tolti un peso, un macigno da dosso, è stato veramente quella gara che ci ha fatto fare lo switch poi, siamo migliorati anche dal punto di vista tecnico, tattico e come gruppo, secondo me. Come è normale che sia, in quelle settimane la società non ha mai parlato di tagli, di saluti, né di giocatori, né di allenatore, né in chiave ufficiale, né rumors fondamentalmente. Domenico Polignano insieme a Coach Olive è stato l'unico allenatore a rimanere in sella nel gironcino di due. Gli altri hanno tutti cambiato allenatore. Forse è stata quella la chiave per mantenere un po' di equilibrio, altrimenti si rischiava veramente grosso. Qui vicino a Catanzaro sono stati fatti tantissimi cambiamenti, probabilmente dal punto di vista delle figurine anche in meglio, perché sono dei giocatori davvero importanti, però è andata male. Sì, sicuramente il cambio in corsa dell'allenatore non è una cosa mai facile perché si ribalta secondo me tutto un po' quello che è il piano tecnico-tattico della squadra, come è costruita. Anche aggiungendo magari giocatori in meglio, che possa essere in meglio o in peggio, poi questo è soggettivo. Diventa difficile inserire dei nuovi tasselli, soprattutto in una squadra magari che è in difficoltà o che ha delle difficoltà nelle vittorie, perché magari può minare la fiducia dei giocatori lì presenti, può scombussolare un po' i piani. Secondo me siamo stati bravi e Domenico soprattutto è stato bravo a comunque a tenerci sempre compatti, tenerci sempre uniti e comunque siamo partiti così noi e siamo rimasti quelli fino alla fine dell'anno. Siamo forse l'unica squadra in tutto il campionato di Serie B che ha fatto così. Che non ha fatto mercato sicuramente. Esatto, quindi non so se sia demerito della società, merito della società, non voglio giudicare niente e nessuno. Secondo me, però, è stata forse anche la chiave per poi risorgere un po' dalle nostre ceneri, insomma, dopo le 7 sconfitte consecutive e cambiare Ci marcia. vediamo presto, buona estate. Grazie, anche a te. Ciao Giovanni.